65 sindaci da 20 paesi è il Forum dei Sindaci del Mediterraneo organizzato a Firenze dal 25 al 27 febbraio. Molto rappresentata l'Italia con 22 sindaci, ma anche Israele, Tel Aviv, Gerusalemme, Turchia, Croazia, Albania, Libia, Spagna, Grecia e molti altri, per un totale di 50 milioni di persone potenzialmente rappresentate. Sindaci che hanno parlato a porte chiuse di temi di interesse globale come cultura, sicurezza sanitaria, ambiente, migrazioni. Al cuore dell'evento, l'incontro congiunto dei sindaci con i 58 vescovi e delegati partecipanti all'evento Mediterraneo Frontiera di Pace. Mondo istituzionale e religioso sono arrivati, grazie a questo incontro, alla sigla di un documento condiviso, la Carta di Firenze, un testo che nell'intenzione del sindaco di Firenze Dario Nardella e del presidente della Conferenza Episcopale Italiana Gualtiero Bassetti supererà le frontiere non solo italiane ed europee, ma probabilmente anche i confini strettamente religiosi. La carta guarda al futuro dei paesi affacciati sul Mediterraneo, mettendo in primo piano la persona umana, focalizzando sull'importanza del dialogo interculturale e interreligioso, chiedendo ai capi di governo, sindaci e rappresentanti delle comunità religiose di promuovere iniziative condivise per il rafforzamento della fraternità e della libertà religiosa nelle città, per la difesa della dignità umana dei migranti e per il processo della pace in tutti i paesi del mondo. Nel preambolo della carta, una invocazione al cessate il fuoco in Ucraina e all'avvio di negoziati di pace. Nel preambolo lo abbiamo detto tutti, senza distinzioni, senza sfumature, siamo per la pace e chiediamo che parta subito un negoziato di pace. Lo vogliamo portare anche ai leader internazionali, ai leader europei, ai leader dell'Unione Africana, ai capi di Stato e di Governo. Quindi cominceremo questo peregrinaggio perché la dichiarazione comincia a vivere da oggi. Forse è la prima volta che un gruppo di vescovi che rappresentano tutti i paesi bagnati dal Mediterraneo, insieme a un gruppo di sindaci degli stessi paesi e anche di altri, molti di questi sindaci di religione musulmana, vescovi cattolici e sindaci, hanno firmato insieme, ecco, un'intesa, non è una legge, non vuole essere una regola, ma direi che profeticamente è qualcosa di più, perché quell'intesa contiene quella che è l'aspirazione dei popoli alla pace, alla giustizia, all'uguaglianza dei diritti, alla libertà, soprattutto alla libertà. Da Firenze, nel corso del forum, vari i richiami alla situazione in Ucraina, tra questi un minuto di silenzio in favore delle vittime del conflitto armato, varie manifestazioni diffuse sul territorio, così come l'illuminazione di monumenti e porte storiche con i colori della bandiera ucraina. Una lettera del sindaco di Firenze a quelli di Mosca e Kiev, città quest'ultima gemellata con Firenze dal 1967 nel periodo di Bargellini sindaco. Il riferimento puntuale di questo appuntamento è però il sindaco santo Giorgio Lapira, citato più volte anche nella Carta di Firenze.